So much could have gone wrong with this thing, and the fact that nothing went wrong, we were ecstatic. L'universo, un'immensa e infinita distesa piena di innumerevoli stelle e galassie, ha sempre custodito segreti oltre la nostra più sfrenata immaginazione. They're preventing people from sharing information, which is one of the most important things about science. Right. Ma cosa succederebbe se uno dei telescopi più avanzati della storia rilevasse improvvisamente qualcosa che sfida ogni logica? Un mistero cosmico che ha lasciato gli scienziati di tutto il mondo increduli. Findings of the James Webb Telescope have undermined the case for the Big Bang. Joe Rogan dives deep into the latest discovery by the Webb Telescope, where a step. Joe Rogan si immerge nella più recente scoperta del telescopio Webb, dove apparentemente sono scomparse 900 trilioni di stelle. She stays up late at night wondering if based on the James Webb that everything that we know is turning out to be false. Il telescopio spaziale James Webb della NASA, costato 10 miliardi di dollari, è ora nello spazio da poco più di 2 anni. Ma i risultati sorprendenti che ha già restituito stanno dimostrando che vale ogni centesimo. The first order of business is hardly ever, let's discover something new today. It's, here's something that we have limited understanding of, let's improve on that. And in so doing, we deepen our understanding of how things work in the universe. Storicamente, le nostre viste più grandiose dello spazio profondo provenivano dal telescopio spaziale Hubble, ma da luglio 2022, James Webb ci porta oltre ciò che qualsiasi altro ha visto. So it's looking for very long wavelength coming from galaxies that are very, very far out there. What the James Webb telescope is able to do was to detect extremely long wavelength radiation, stuff that's outside the visible range. I call it uber redshifted. Dalle galassie più deboli ai più ricchi ammassi, passando per i vuoti cosmici più desolati, fino alle profondità più remote dello spazio e molto, molto di più. Il telescopio superiore ha rivelato dettagli che non avevamo mai visto prima, superando tutte le aspettative. Quando James Webb ha focalizzato su ampie regioni dello spazio che sembravano vuote agli occhi di Hubble, ha rilevato qualcosa di incredibile. 900 trilioni di stelle sono misteriosamente scomparse nel vuoto dello spazio e le cose stanno diventando più spaventose di minuto in minuto. Cosa è successo? Dove sono finite le stelle? Come sono scomparse senza lasciare traccia? Innanzitutto, devi sapere che James Webb ha superato Hubble più di quanto ci aspettassimo. Quando confronti le capacità di James Webb e Hubble fianco a fianco, ti aspetteresti che il nostro nuovo telescopio spaziale possa fare molto di più in meno tempo. Mentre Hubble ha uno specchio primario di 2,4 metri di diametro, lo specchio segmentato di Webb si estende per 6,5 metri. Questo porta a una risoluzione del 270% più nitida per la stessa lunghezza d'onda della luce e una capacità di raccolta della luce del 730% maggiore rispetto a quella di Hubble. Solo dalla fisica dell'ottica è così che James Webb dovrebbe essere migliore e più veloce di Hubble, senza contare i vantaggi che James Webb possiede anche in termini di raffreddamento, copertura delle lunghezze d'onda e strumentazione. In altre parole, per la stessa quantità di tempo di osservazione, ti aspetteresti che James Webb raccolga il 730% in più di luce rispetto a Hubble. Ma James Webb, come puoi vedere nel confronto tra la sua immagine composita dell'ammasso di galassie SMAX 07-23 e quella di Hubble, sta facendo anche meglio di così. Il tempo di Hubble è diviso in orbite, poiché dalla sua posizione in orbita bassa terrestre completa una rivoluzione intorno al nostro pianeta ogni 96 minuti. Un totale di 6 orbite, 4 nelle lunghezze d'onda ottiche e 2 nelle lunghezze d'onda infrarosse, sono state utilizzate per creare il composito di Hubble. Ti aspetteresti, basandoti su semplici calcoli, che 6 orbite moltiplicate per 96 minuti per orbita equivalgano a 9,6 ore o 576 minuti di tempo di Hubble.
ma ci sono solo un totale di 3,4 ore o 203 minuti di dati di Hubble che sono stati utilizzati in queste immagini, nonostante quasi tre volte tanto tempo di Hubble sia stato dedicato a questo obiettivo. Per confronto, James Webb ha osservato questo obiettivo per 12,5 ore e ha ottenuto 12,5 ore di dati. Qual è la differenza? La posizione. Hubble, poiché è in orbita attorno alla Terra, trascorre più del 50% del suo tempo con la Terra e l'atmosfera terrestre che ostacolano il suo obiettivo desiderato e può acquisire dati utili solo quando il suo obiettivo è pienamente visibile, senza ostacoli, al telescopio. Nel frattempo, James Webb si trova a circa 1,5 milioni di chilometri di distanza nel punto di Lagrange L2. Guarda sempre in direzione opposta, lontano dal Sole, lontano dalla Terra e lontano dalla Luna. Non deve mai affrontare questi ostacoli per un'osservazione perfetta e quindi le sue osservazioni degli obiettivi sono efficienti al 100% in termini di tempo, rispetto a meno del 50% di efficienza temporale come lo era Hubble. Questa efficienza migliorata si estende a tutte le osservazioni effettuate con James Webb e dovrebbe consentire una scienza più rapida e migliore di quanto Hubble abbia mai potuto realizzare. In altre parole, James Webb ci ha fornito la prova di cui avevamo bisogno. Non solo James Webb può trovare gli oggetti che sembravano vuoti agli occhi di Hubble, ma in molti casi può anche risolverli ed esaminarne le proprietà, mentre Hubble non poteva nemmeno vederli. Questo ci aiuta a raggiungere uno degli obiettivi scientifici principali di James Webb: insegnarci nei minimi dettagli come l'universo intorno a noi si sia sviluppato ed è diventato quello che è oggi. Ad esempio, Giove, nelle vicinanze, appare come mai prima d'ora. Le sue fasce, anelli, aurore e lune appaiono accanto a galassie di sfondo. James Webb ha osservato direttamente gli esopianeti con immagini infrarosse. Spettroscopicamente, i transiti rilevano luce assorbita e luce trasmessa, rivelando la presenza di molecole. Le nebulose che formano stelle mostrano dettagli senza precedenti, dalle nuove giovani stelle blu alle caratteristiche gassose. James Webb mostra ciò che Hubble non può. Nel frattempo, l'immagine di allineamento iniziale di Webb è cresciuta in modo spettacolare. Ora, con una vista di oltre 140 megapixel, rivela ampiamente galassie lontane. Solo l'1% di questa vista contiene da 1 a 100 oggetti identificabili. Forme galattiche massicce, evolute e complesse appaiono a tutte le distanze osservate. Inoltre, candidate a galassie a disco sono sorprendentemente apparse in tempi estremamente precoci. James Webb ha anche osservato la stella più distante mai vista, Herendel. Ma senza dubbio, le sue immagini più impressionanti sono quelle delle singole galassie. Le viste di Webb rivelano gas, polvere, stelle e altro ancora. I nuclei centrali contenenti buchi neri brillano nella luce del medio infrarosso. I ponti di gas che formano stelle appaiono tra galassie in interazione. Dalle viste infrarosse vicine di Hubble agli inquietanti e sconosciuti sguardi nel medio infrarosso di Webb, l'universo si sta rivelando come mai prima sotto gli occhi vigili di Webb. Ma in un'osservazione scioccante, James Webb ha rilevato trilioni di stelle che scompaiono senza lasciare traccia. Ma come? Dove sono andate? Le due principali teorie su cosa sia successo sono che le stelle siano ancora lì, ancora esplodendo durante i loro ultimi momenti con meno luminosità e forse oscurate dalla polvere, o che siano semplicemente collassate in buchi neri senza passare attraverso una fase di supernova. Ma nel peggiore dei casi, l'universo sta semplicemente scomparendo e siamo impotenti nel fermarlo. Sono quasi passati 100 anni da quando gli scienziati hanno teorizzato per la prima volta che l'universo si sta espandendo e che più una galassia è lontana da noi, più velocemente sembra allontanarsi.
Questo non è perché le galassie si stanno fisicamente allontanando da noi, ma piuttosto perché l'universo è pieno di oggetti legati gravitazionalmente e il tessuto dello spazio in cui risiedono questi oggetti si sta espandendo. Ma questa visione, che ha prevalso dagli anni 20 in poi, è stata recentemente rivista. Sono passati solo 20 anni da quando abbiamo realizzato per la prima volta che questa espansione stava accelerando e che, col passare del tempo, le singole galassie sembreranno allontanarsi da noi sempre più velocemente. Con il tempo diventeranno irraggiungibili, anche se viaggiassimo verso di loro alla velocità della luce. Quando guardi una stella la cui luce arriva dopo aver viaggiato verso di te per 100 anni, stai vedendo una stella che dista 100 anni luce a causa del fatto che la velocità della luce è finita. Ma quando guardi una galassia la cui luce arriva dopo un viaggio di 100 milioni di anni, non stai guardando una galassia che dista 100 milioni di anni luce. Piuttosto, stai vedendo una galassia che è significativamente più lontana di così. La ragione è che su larga scala, oggetti che non sono legati gravitazionalmente in galassie, gruppi o ammassi, l'universo si sta espandendo. Più un fotone impiega per viaggiare da una galassia distante ai tuoi occhi, maggiore è il ruolo dell'espansione dell'universo, il che implica che le galassie più lontane sono ancora più lontane del tempo che la luce ha impiegato per viaggiare. Questo si manifesta come uno spostamento cosmico verso il rosso, poiché la luce viene emessa con un'energia particolare e quindi una particolare lunghezza d'onda. Ci aspettiamo pienamente che arrivi alla sua destinazione con una lunghezza d'onda particolare. Se il tessuto dell'universo non si stesse né espandendo né contraendo, ma fosse piuttosto costante, quella lunghezza d'onda sarebbe la stessa. Ma se l'universo si sta espandendo, il tessuto di quello spazio si allunga e quindi la lunghezza d'onda di quella luce diventa più lunga. I grandi spostamenti verso il rosso che abbiamo osservato per le galassie più lontane hanno assolutamente confermato questa visione. Ma possiamo fare molto di più che determinare che l'universo si è espanso e continua a espandersi. Possiamo usare tutte le informazioni che raccogliamo per concludere come l'universo si è espanso nel corso della sua storia, il che a sua volta ci dice di cosa è composto l'universo. Una volta che la luce lascia una sorgente cosmica lontana, l'universo in espansione allunga la lunghezza d'onda di quella luce. Questo porta a uno spostamento verso il rosso, dove gli oggetti più distanti vedranno la loro luce spostarsi verso il rosso per periodi di tempo più lunghi, quando diverse componenti dell'universo erano più importanti. Misurando sorgenti a una vasta gamma di distanze, scoprendo il loro spostamento verso il rosso, e poi misurando sia la loro dimensione intrinseca rispetto alla loro dimensione apparente o la loro luminosità intrinseca rispetto alla loro luminosità apparente, possiamo ricostruire l'intera storia dell'espansione dell'universo. Inoltre, poiché il modo in cui l'universo si espande è determinato dai vari tipi di materia ed energia presenti al suo interno, possiamo apprendere da cosa è composto il nostro universo. 68% energia oscura, equivalente a una costante cosmologica, 27% materia oscura, 4,9% protoni, neutroni ed elettroni normali, materia, 0,1% neutrini e antineutrini, circa 0,08% fotoni e assolutamente nient'altro. Nessuna curvatura, nessun stringhe cosmiche, nessun pareti di dominio, nessun trame cosmiche, eccetera. Una volta che conosciamo i componenti dell'universo, con questo grado di precisione, possiamo semplicemente applicare ciò alle leggi della gravità date dalla relatività generale di Einstein e determinare il futuro destino del nostro universo. Quello che abbiamo scoperto quando abbiamo applicato questo alla scoperta di un universo dominato dall'energia oscura è stato scioccante. Innanzitutto, significava che tutte le galassie che non erano già legate gravitazionalmente a noi sarebbero alla fine scomparse dalla nostra vista. Si sarebbero allontanate da noi a un tasso sempre crescente, mentre l'universo
continuava ad espandersi e espandersi, non ostacolato dalla gravità o da qualsiasi altra forza. Col tempo, una galassia diventerebbe più lontana, il che significa che ci sarebbe una quantità crescente di spazio tra quella galassia e noi. C'è il tasso di espansione iniziale, che lavora per separare tutto il più velocemente possibile, e in opposizione a esso ci sono gli effetti gravitazionali di tutta la materia e l'energia nell'universo, che lavorano per riunire tutto di nuovo e far collassare l'universo. La maggior parte di noi immaginerebbe tre possibili destini, simili alla favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi. Forse il tasso di espansione è troppo grande per la materia e l'energia nell'universo, dove il tasso di espansione diminuisce ma non arriva mai a zero, mentre gli oggetti lontani continuano ad allontanarsi per sempre. Forse il tasso di espansione è troppo piccolo, portando l'universo ad espandersi fino a una dimensione massima, poi a contrarsi, a ricapitolare e a finire in un grande collasso. O forse l'universo è proprio giusto, dove il tasso di espansione e gli effetti gravitazionali di tutto si bilanciano perfettamente. Un atomo in più e si sarebbe ricapitolato, ma invece siamo a solo un atomo da quel destino. Ma quello che osserviamo fare all'universo non è compatibile con nessuno di questi. Per i primi miliardi di anni sembrava essere in linea con quello scenario perfettamente bilanciato, ma poi è successo qualcosa di strano. Se avessi osservato una qualsiasi galassia in particolare, avresti visto l'effetto dell'universo in espansione impresso nella luce di quella galassia. Dal momento in cui la luce viene emessa fino al momento in cui viene ricevuta, l'universo in espansione allunga la lunghezza d'onda di quella luce, facendola spostare sistematicamente verso il rosso. La quantità di spostamento verso il rosso è legata alla quantità cumulativa di espansione che è avvenuta e può essere equiparata a una velocità apparente di recessione nel tempo. Se misurassi questo spostamento verso il rosso per qualsiasi oggetto, vedresti che è iniziato molto grande, è diminuito costantemente nel tempo, sembrando che sarebbe andato asintoticamente verso zero, e poi, all'improvviso, ha smesso di diminuire dopo aver raggiunto un valore minimo e ha cominciato a crescere lentamente, ma costantemente di nuovo, dove continua ad aumentare fino ad oggi. Ciò che è notevole è che questo effetto non può verificarsi in un universo governato dalla relatività generale se contiene solo materia, sia normale che oscura, e radiazione. Anche la curvatura spaziale non può spiegarlo. Per spiegare questo fenomeno osservato è richiesta una forma di energia fondamentalmente nuova, quella che oggi chiamiamo energia oscura. Forse la spiegazione più popolare e certamente per molte metriche la più convincente per l'energia oscura è che è semplicemente una costante cosmologica, una forma di energia con una densità di energia costante ovunque e trovata uniformemente in tutto lo spazio. Se l'energia oscura è la costante cosmologica della relatività generale, l'energia di punto zero inerente allo spazio della teoria dei campi quantistici, o un altro tipo di campo simile a un campo scalare o pseudoscalare, che si accoppia in modo uguale all'universo in tutti i luoghi e in tutti i tempi, allora mantiene semplicemente una densità di energia costante e farebbe sì che tutti gli oggetti non legati gravitazionalmente accelerino gli uni lontano dagli altri a un tasso costante, con la loro velocità di recessione che aumenta linearmente nel tempo. Se questa è una descrizione precisa dell'energia oscura, allora il destino del nostro universo è noto con un alto grado di precisione. Tutte le strutture che attualmente sono legate gravitazionalmente, come i sistemi solari, le galassie e i gruppi, gli ammassi di galassie, rimarranno legate gravitazionalmente, con le strutture più grandi che non diventeranno mai legate tra loro. Le cose continueranno ad espandersi e l'espansione continuerà ad accelerare fino a quando ogni transizione possibile avrà luogo
e non sarà più possibile estrarre energia da alcun processo fisico nell'universo. Ma non deve essere necessariamente così. Le nostre migliori osservazioni di oggetti individuali lontani, della struttura su larga scala dell'universo e dei dati di temperatura e polarizzazione del fondo cosmico a microonde, quando sono tutte combinate, ci insegnano che l'energia oscura è coerente con una costante cosmologica con una precisione di circa l'8%. Tuttavia, è ancora possibile che l'energia oscura sia una quantità dinamica in evoluzione, ma che semplicemente evolva in un modo che sia sotto la soglia di osservazione attuale per la rilevazione. Se l'energia oscura evolve, allora è possibile che si degradi completamente, riportandoci al caso di riccioli d'oro. Si indebolirà e poi invertirà il segno, portando il nostro universo a contrarsi in un grande collasso dopo tutto. Oppure, forse il più affascinante, potrebbe aumentare di forza nel tempo, con la sua densità di energia che aumenta man mano che l'universo continua ad invecchiare. Questa possibilità finale, in cui l'energia oscura si rafforza nel tempo, è quella che porta a uno strappo cosmico, dove le strutture che altrimenti sarebbero stabili nell'universo raggiungono un punto inevitabile in cui l'espansione dell'universo può eventualmente strapparle tutte, ognuna di esse. Per molti miliardi di anni, l'unica differenza tra un universo con energia oscura costante e crescente sarà in come cambia il tasso di espansione, quanto severamente la luce degli oggetti lontani viene spostata verso il rosso. Con energia oscura costante, lo spostamento verso il rosso aumenta linearmente con il tempo, mentre con energia oscura crescente, lo spostamento verso il rosso aumenta a un ritmo maggiore rispetto al lineare con il tempo. Questo aumento, se avviene senza alcun limite o tetto, inizierà infine ad influenzare queste grandi strutture legate in modo piuttosto sgradevole. Prima, i più grandi ammassi di galassie inizieranno a dissociarsi man mano che le galassie esterne si staccano dall'ammasso nel suo complesso, scagliate nello spazio intergalattico. Poi, le porzioni più vicine e compatte degli ammassi, e infine dei gruppi di galassie, verranno strappate a loro volta fino a quando rimarranno solo galassie individuali. Poi, le galassie individuali avranno la loro materia oscura, gas, e infine stelle strappate via dall'esterno verso l'interno. Le periferie delle galassie vengono strappate per prime, ma alla fine anche i nuclei delle galassie vengono spogliati fino ai loro sistemi stellari individuali. Poi, verso la fine, i sistemi solari individuali vengono strappati. I corpi ghiacciati della nube di Oort vengono strappati, seguiti dagli oggetti della fascia di Kuiper, poi i pianeti esterni, gli anelli di asteroidi e infine i pianeti interni. Infine, le strutture individuali come i pianeti e le lune vengono strappate nei loro componenti costitutivi. Nell'antepenultima istanza dell'universo, le molecole vengono strappate nei loro atomi individuali, gli elettroni vengono strappati dai loro nuclei e i nuclei atomici vengono strappati in protoni e neutroni, che poi vengono strappati in quark e gluoni, giusto pochi istanti prima che il tessuto dello spazio e del tempo stesso venga demolito dall'energia oscura. Anche se questo può sembrare uno scenario esagerato, devi ricordare che se l'energia oscura si rafforza nel tempo e non hai restrizioni sulla quantità di tempo che può passare, allora tutti questi eventi sono semplicemente inevitabili. L'unica domanda è quando. Fortunatamente, a seconda della natura dell'energia oscura e di come cambia la sua forza nel tempo, possiamo calcolare quanto tempo passerà prima che ogni fase si verifichi. Quando è stato proposto inizialmente, quel primo passo avrebbe potuto verificarsi già fra 22 miliardi di anni, ma ora è stato posticipato a circa 60-80 miliardi di anni come minimo. Tuttavia, una volta che quel primo passo avviene, strappando strutture su scale di circa 20 milioni di anni luce, tutto il resto procede piuttosto rapidamente. L'energia oscura deve rafforzarsi enormemente per iniziare a superare l'immensa forza della gravità,
e una volta che può farlo per le strutture più debolmente legate, si parla solo di centinaia di milioni di anni prima che tutte le galassie vengano strappate dai loro gruppi e ammassi di origine. Poi ci vogliono solo decine di milioni di anni prima che le stelle vengano strappate dalle loro galassie individuali. Poi servono solo pochi mesi prima che i pianeti esterni vengano strappati dalle loro stelle madri e settimane prima che i pianeti interni subiscano lo stesso destino. Solo in quei ultimi minuti il nostro pianeta stesso verrà strappato e frazioni di secondo affinché le molecole, atomi e altro vengano distrutti. Maggiore è la quantità di forza e energia necessaria per strappare qualcosa, meno tempo resta prima che l'universo stesso giunga alla fine. Le esplosioni di supernova sono il faro cosmico inconfondibile che segna il passaggio delle stelle più massicce dell'universo. Queste stelle sono molte volte più pesanti del Sole e subiscono cambiamenti improvvisi e catastrofici mentre si avvicinano alla fine della loro vita. Le esplosioni possono essere visibili per mesi e possono persino essere osservabili attraverso centinaia di milioni di anni luce. E se, tuttavia, alcune stelle scomparissero bruscamente nell'oblio? Questo sembra improbabile dato quello che sappiamo sulle stelle, ma un team di astronomi ha analizzato dati provenienti da decenni di osservazioni nel tentativo di determinare se l'impossibile accade effettivamente. Trovare oggetti che non dovrebbero essere fattibili è la missione di un team mondiale di astronomi. VASCO è il progetto delle fonti che scompaiono e appaiono durante un secolo di osservazioni, ha detto Beatriz Villarroel dell'Istituto Nordico di Fisica Teorica Svezia. Siamo effettivamente interessati a tutti i tipi di oggetti che scompaiono, ma idealmente mi piacerebbe trovare una stella che sia stata costante e che sia stata lì nel cielo per tutto il tempo che possiamo ricordare e finché abbiamo dati, e un giorno semplicemente scompare. E puoi puntare i telescopi più grandi del mondo verso di essa e non vedere comunque nulla. Da quando Villarroel e i suoi colleghi hanno iniziato a lavorare al progetto nel 2017, hanno attirato molta attenzione da parte dei ricercatori che vedono il potenziale nella ricerca di registri storici. Abbiamo astronomi di tutti i tipi di campi interessati al progetto, specialisti in nuclei galattici attivi, la fonte di potenza dei quasar intensamente brillanti nell'universo lontano, fisici stellari e scienziati, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Tutti hanno le loro ragioni per coinvolgersi. Questo non significa che tutte le stelle rimangano brillanti tutto il tempo, anche se le nostre conoscenze attuali implicano che le stelle cambiano estremamente lentamente e che le sparizioni improvvise dovrebbero lasciare tracce. Il cielo è davvero brulicante di stelle che possono essere viste pulsare e fluttuare in luminosità. Villarroel sottolinea che VASCO riguarda qualcosa di diverso. Sappiamo che ci sono variabili, ma i loro tempi tendono a essere di pochi anni al massimo. Vogliamo trovare qualcosa che passi da una stella completamente costante a scomparire completamente. Questo non è stato documentato ed è il tipo di scoperta che potrebbe portare a una nuova fisica. L'avvento dei telescopi completamente automatizzati negli ultimi anni ha permesso agli astronomi di catalogare il cielo a una velocità precedentemente inimmaginabile. Il Monte Palomar in California ospita lo Zwicky Transient Facility, ZTF, che è una combinazione del telescopio storico Samuel Oshin con una fotocamera all'avanguardia. Può scandagliare la Via Lattea due volte a notte e coprire tutto il cielo di Palomar in sole tre notti grazie al suo campo visivo estremamente ampio. Questo aumenta notevolmente la probabilità di individuare transitori, che sono esplosioni di luce che possono originarsi da flare stellari di stelle lontane o essere collegati a eventi cosmici estremamente rari e violenti come i misteriosi lampi gamma. Progetti come il ZTF lavorano su scale temporali molto brevi
Ma se hai un evento molto raro in cui qualcosa scompare dal cielo ogni 100 anni, allora hai davvero bisogno di una scala temporale molto lunga per rilevarlo. Nel nostro caso, vogliamo trovare una stella che sia scomparsa, o in realtà apparsa, utilizzando il più ampio intervallo di tempo possibile, combinato con i migliori cataloghi dei tempi passati, nota Villarroel, enfatizzando la significativa distinzione tra i due tipi di scoperta stellare. Contrariamente alle aspettative, la ricerca del team di dati storici affidabili li ha portati a tornare a Palomar e al telescopio Samuel Oshin. Questo particolare telescopio aveva precedentemente fornito le lastre fotografiche per un'indagine su tutto il cielo negli anni 50, che è stata scannerizzata dall'Osservatorio Navale degli Stati Uniti, USNO. Le informazioni raccolte dal Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, PAN-STARRS, presso l'Osservatorio Haleakala delle Hawaii, sono state utilizzate per creare un analogo contemporaneo. Qualsiasi metodo che fornisca dati va bene. Ci sono varie opzioni praticabili. L'idea è che le parti interessate possano visitare il sito per valutare le foto e se hanno domande su un caso particolare possono lasciare un commento. Il team deve verificare ed esaminare tutti gli oggetti nel catalogo USNO che sono contrassegnati come privi di una controparte ovvia in PAN-STARRS. Poi controllano la forma, la luminosità e altre proprietà per vedere se si tratta di un difetto sulle lastre fotografiche dell'indagine originale. Gaia, operata dall'Agenzia Spaziale Europea, sta attualmente raccogliendo dati precisi per oltre 1 miliardo di stelle nella Via Lattea e il team analizza anche i dati dei candidati con questi dati. Anche se non c'è una corrispondenza perfetta con l'oggetto ideale di Villarroel, un atto di scomparsa di una stella stabile e a lunga vita, molti dei candidati osservati sono intriganti di per sé e l'indagine ha finora fornito oltre 800 stelle che sono supposte scomparse. Molte di queste stelle richiedono ancora elaborazione e studio approfondito. Alcuni transitori di breve durata sono stati studiati e si è scoperto che non sono flare di nane M, che sono esplosioni massicce causate dai campi magnetici intrecciati delle stelle nane rosse deboli e possono farle brillare fino a 100 volte di più, né supernove. Questi transitori costituiscono la maggior parte di ciò che abbiamo scoperto finora, ma ci sono altre cose su cui siamo ancora incerti. Le altre possibilità meno probabili sono stelle variabili, variabili catastrofiche o nove, che sono esplosioni sulle superfici delle stelle nane bianche in sistemi binari. Nessuna di queste fonti si trova vicino a una variabile conosciuta e alcune indagini moderne dovrebbero rilevare debolmente la stella compagna in un sistema nova, anche se la nana bianca stessa non è visibile. Si prevede che queste eruzioni cosmiche ad alta energia diventino brevemente visibili man mano che la loro emissione di energia diminuisce, suggerendo che potrebbero essere bagliori ottici dopo i lampi gamma o lampi radio rapidi, che sono ancora poco compresi. Tali bagliori dovrebbero avere ampiezze estremamente grandi, di circa 8 o 10 magnitudini, ma scompaiono dopo pochi minuti e non sembrano avere alcuna controparte rilevabile quando esaminiamo le stesse regioni con grandi telescopi. Ovviamente c'è ancora molto lavoro da fare con 800 candidati ed è probabile che si tratti di una collezione diversificata di oggetti. Se quei 800 candidati si rivelano contenere una stella ideale che scompare, quale potrebbe essere la possibile spiegazione? Una supernova fallita potrebbe essere una possibilità. Si tratterebbe di una stella colossale il cui nucleo è così denso che collassa in un buco nero, divorando gli strati esterni della stella nel processo. La stella non subirebbe più la fusione nucleare che accompagna tipicamente un'esplosione di supernova e non rimarrebbe alcun residuo visibile. Tuttavia, secondo Villarroel, le possibilità non sono a favore di questa teoria.
Lei determina che tali eventi dovrebbero verificarsi circa ogni 3 secoli nella nostra galassia, rendendo improbabile che il progetto Vasco scopra accidentalmente uno di essi. I ricercatori credono che il comportamento delle forze fondamentali e delle particelle sia governato da campi nello spazio, che sono stati creati durante le transizioni iniziali del cosmo. Potrebbe esserci un campo relativo a qualche particella che deve, in un certo senso, scegliere una direzione per congelarsi e raffreddarsi. E poiché l'universo è davvero grande, potrebbe scegliere direzioni diverse in diverse parti dell'universo, ha detto. Ora, se questo campo obbedisce a certe condizioni, allora, quando l'universo si sarà raffreddato, ci saranno linee di discontinuità, ci saranno linee di energia che non possono raffreddarsi. Quei legami sembrerebbero come linee di energia incredibilmente sottili che viaggiano attraverso lo spazio se le vedessimo ora. Una prova aggiuntiva che la fisica è più vasta e complessa rispetto al paradigma attuale sarebbe la scoperta di queste corde cosmiche, il che sarebbe un grande evento. Attualmente il modello standard non include solo le particelle elementari come quark ed elettroni che compongono gli atomi, ma anche particelle più esotiche come il bosone di Higgs e i neutrini, ed è considerato la teoria più avanzata della fisica delle particelle che è stata verificata. D'altra parte, la maggior parte dei fisici ritiene che il modello standard sia incompleto e che ci siano vari modi per estenderlo, come le particelle supersimmetriche, conosciute anche come Stausz-Lepton, o la teoria delle supercorde, che afferma che tutte le particelle e le forze possono essere descritte come vibrazioni di piccole corde multidimensionali. Molte estensioni del modello standard che piacciono davvero alle persone, come molte teorie delle supercorde e altre, conducono naturalmente a corde cosmiche dopo l'inflazione, post Big Bang, ha detto Hernandez. Quindi ciò che abbiamo è un oggetto previsto da molti modelli, quindi se non esistono, allora tutti questi modelli vengono esclusi. E se esistono, oh mio Dio, le persone sono felici. Razvan Chuka del Marianopolis College di Westmount, Quebec, e Hernandez avevano precedentemente sostenuto che il metodo più efficace per rilevare le corde nel CMB sarebbe utilizzare una rete neurale convoluzionale, un algoritmo di ricerca di pattern altamente efficace. In una pubblicazione diversa del 2017 hanno dichiarato che, presupponendo una mappa CMB ideale, senza rumore, una macchina programmata con quel tipo di rete neurale dovrebbe rilevare le corde cosmiche con livelli di energia estremamente bassi o tensione. Tuttavia, tornando all'argomento in questo nuovo articolo, hanno dimostrato che, in realtà, è molto improbabile che possiamo fornire dati CMB sufficientemente puliti affinché la rete neurale identifichi queste potenziali corde. Altre sorgenti di microonde più brillanti mascherano il CMB e sono difficili da districare completamente. Anche gli strumenti di microonde più avanzati hanno limitazioni nella risoluzione e nella precisione di registrazione che variano casualmente da un pixel all'altro. Combinato con altri fattori, hanno scoperto che c'è una perdita di informazioni che nessun metodo attuale o futuro di registrazione e analisi del CMB può mai superare. Pertanto, questo approccio alla ricerca di corde cosmiche è un vicolo cieco. Tuttavia, hanno espresso speranza che le cose andranno bene. Utilizzando misurazioni dell'espansione del cosmo in tutte le direzioni attraverso le regioni dell'universo primordiale, è stato proposto un nuovo metodo per la ricerca di corde cosmiche, noto come mappatura dell'intensità di 8,3 pollici. A differenza dei metodi precedenti che si basavano sullo studio dei movimenti individuali delle galassie o su immagini precise del CMB, questo metodo si basa su misurazioni della velocità media di separazione degli atomi di idrogeno dalla Terra in tutte le regioni dello spazio profondo. I principali osservatori di mappatura da 8,3 pollici, così chiamati perché la radiazione elettromagnetica dell'idrogeno ha una lunghezza d'onda distintiva di 8,3 pollici,
non sono ancora operativi, ma gli scienziati hanno espresso ottimismo sul fatto che prove più solide delle corde cosmiche saranno trovate nei loro dati al momento della loro arrivo. A quel punto la ricerca potrà ricominciare. Grazie per aver guardato un altro episodio di Voyager. Mentre sei ancora qui, assicurati di cliccare sul video sul tuo schermo per altri video mozzafiato sullo spazio.